È tempo di tornare a segnare e a sognare, scacciando via i brutti pensieri. Dal centro sportivo Vismara, ben ritrovati i vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione. E benvenuti all'appuntamento con la 12ª giornata del campionato Primavera 1. Benvenuti a Milan-Ascoli. Via, via al match tra Milan e Ascoli con i marchigiani in possesso palla. Pallone su Lilali che viene incontro, poi il suggerimento per Nasti, il contrasto e il calcio di rigore. Il calcio di rigore mi è sembrato abbastanza evidente, ha preso il tempo all'avversario, si trattava del numero 2 Pulsoni, qui il contrasto ha cercato di fermarsi ma di fatto il contrasto c'è stato. Parte Juns, il destro e la parata, però c'è il gol, ha rischiato moltissimo ma finalmente è riuscito a sbloccarsi. Juns e Lilali, 1-0 Milan. Ho avuto un brivido sulla deviazione di Bolletta che ha spedito la palla sotto la traversa, fortunatamente per noi proprio sotto e non sopra. Pulsoni, il dribbling, poi passaggio sbagliato, ancora Lilali che innesca Nasti. E Lilali limite dell'area di rigore, il destro di Lilali, gol! Bellissimo gol, si è sbloccato Juns, si vede da questo tipo di giocate. È andato a pescare il tiro giusto dal limite, questo è il suo ruolino. Qui dall'altra parte siamo già con D'Agostino. Entra in area di rigore D'Agostino, l'intervento di Kerkes che rischia e qui concede il calcio di rigore. Qui ha sbagliato Milos ad affondare il tackle. Dunque minuto 34, altro episodio. Con il destro Alagna parte la rincorsa. Il tiro e il gol. Il gol dell'Ascoli. Ho visto il tuffo nella giusta direzione di Moleri che ha sfiorato il pallone. Alagna dunque segna il suo terzo gol stagionale. Allora ancora Ascoli. Con Gurini, con il movimento di Olivieri, attenzione che punta all'area di rigore, il numero 9 dell'Ascoli, poi allarga per l'avanzata di Pulsoni, cross centrale, attenzione, e questa è un'occasione sicuramente da segnare a referto al minuto 56 per l'Ascoli. Di Gesù non arriva sul pallone, allora Cuggio, fascia di sinistra, se ne va, c'è l'intervento di Obaretine, qui arriva il doppio giallo e dunque rimaniamo in 10, brutta notizia per mister Giunti, fuori Obaretin per doppia ammonizione. E ancora Lisi, cross centrale, l'Ascoli ci arriva di testa, attenzione la palla sul secondo palo, tiro cross pericolosissimo di Alagna. Bright converge con il mancino, il tiro largo, buona l'iniziativa di Kevin Bright. E finisce qui con il 2-1 Milan. 2-1, il telegramma finale parla di una partita troppo sofferta per quello che erano le aspettative della vigilia, ma il Milan c'è, 3 punti che rilanciano l'andatura, 6ª vittoria del campionato per un Milan che continua a non pareggiare, si lancia a 18 punti in classifica, vecchi cuori rossoneri da parte di Luca Brivio, un saluto e chiaramente rimanete su Milan TV con la programmazione rossonera.